Allora, ricordo anche che pochi giorni fa a Roma c'era questa storia incredibile di un controllore: sono apolide, non posso fare multe. ATAC però lo ha licenziato. Il dipendente ATAC, pur di non lavorare, ha deciso di dichiararsi cittadino di diritto internazionale. Sì. Beh, quindi sì, impossibilitato, sì, per status a svolgere la mansione di pubblico ufficiale. Ma lo porta all'ospedale. Sono apolide, non posso multare proprio nessuno. Ora però qui abbiamo una rappresentante, perché abbiamo sostituito il lunedì di Zanasi con il lunedì di Jean-Paul Vanoli. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera Jean-Paul. Abbiamo qui un rappresentante, inutile che ridi, perché tu sei un rappresentante del sovranismo individuale. Certamente. Uno dei maggiori rappresentanti, dunque ha fatto sono benissimo. Sono tra i primi in Italia a aver dichiarato la mia sovranità individuale. Ecco, come cazzo ti chiama il tuo stato? Hai uno stato, Jean-Paul Vanoli si chiama? Vanoli Jean-Paul, sì. Tradotto in italiano, Vanoli Giovanni Paolo. Sì, Vanoli Giovanni Paolo, c'è. C'è scritto sopra Trastì anche, Trastì. Sì. No, Trastì sono io, persona fisica. Lo Stato è un'altra cosa, è una finzione, come l'Italia. Va bene. Cioè l'Italia è una finzione? Certamente. Cioè per te l'Italia vale come Jean-Paul Vanoli? È una finzione giuridica. No, ma però scusami Jean-Paul, adesso non abbiamo mai... Senta, se io dovessi per caso farle fare, non so se accadrà, quindi non posso prendere impegni per altro, però se nei prossimi giorni dovessi portare dall'amministratore delegato della 7, dottor Ghigliani, e gli dicessi, guarda, vorrei mettere sotto contratto questa persona, lui mi dice, beh, adesso valutiamo un attimo, cerchiamo di capire, ovviamente, chi è caro Davide? Dico, guarda, è qua dietro la porta, te lo faccio entrare, facciamo entrare, e dice, in che cosa lui eccelle? Perché lo vorresti tra i tuoi columnist? Io direi, beh, guarda, è uno intanto che beve delle buste di piscio. Un bel bicchiere di urina. Non bevo buste di piscio, bevo urina al mattino ogni tanto per certi periodi, per stare meglio di quanto non sto. E lui giustamente mi direbbe, beh, forse mi sembra un po' eccessivo mettere a bordereau una persona che come unico talento ha quello che beve delle buste di piscio. E io a questo punto concordo, però poi dico, no, ma c'è di più, lui ha fondato uno Stato. Ah, mi direbbe, addirittura lei ha fondato uno Stato. Infatti sto insegnando questa tecnica a degli avvocati che mi stanno seguendo. Gli avvocati ti stanno seguendo. Però finiamo il racconto di Davide prima. No, ma voglio dire bene, ma qualora si dovesse convincere a fare un piccolo contrattino, cosa che tenderei ad escludere, però per carità, io non lo so, magari glielo fanno a Radio 24. Lo farà con il mio Stato, perché io amministro lo Stato. Ecco, questo è il punto. Io qui volevo arrivare. Qualora si arrivasse, cosa che già io reputo personalmente piuttosto dubbiosa come cosa. Però, no, io informati, anche Wikipedia parla dello Stato persona, ma tu sei così ignorante in materia che non sai fare il giornalista, non ricerchi nulla. Convincere, tu ricerchi solo nella tua testa le tue idee stupide che emani. Bene. Poniamo che si riesca ad arrivare ad un accordo. Non so per quale fortuito caso, non ho idea, non mi voglio... però riesco a convincere l'azienda che c'è assolutamente bisogno di un bevitore di piscio. Come io. Aspetta, di un bevitore di piscio e c'è bisogno in più di uno che si è fondato uno Stato. Mettiamo che riesca a convincere l'azienda che io di questa risorsa fondamentale, ho bisogno, perché la trasmissione è importante, il racconto, stare nelle cose, nell'attualità. L'Italia vera. L'Italia vera, sì, sintetico, sintetico, incapace. Qualora dovesse arrivare il contratto, che cosa dobbiamo scrivere su questo contratto? Esatto, come indirizzo. Che lei è uno Stato, come indirizzo. Cioè, io faccio contratti commerciali, se devo farli, tra Stato e Stato. Come tra Stato? Cioè tra impresa e impresa. Problema, il mio Stato è anche un'impresa, come lo è l'Italia. Però scusi un attimo, se lei incontra una solita domanda che facevo, una gazzella dei carabinieri per strada, gli fornisco il mio documento emanato dal mio Stato, cosa che ho già fatto. Non vale un cazzo. E però loro hanno detto: però interessato, vedo che lei è ben informato. L'hanno fotografato e se ne sono andati. E io ero in giro in lockdown quando non si doveva circolare e si doveva avere la maschera in viso. A me non hanno detto niente, mi hanno lasciato andare per ben tre volte. Perché c'è la camorra, la 'ndrangheta, persino la polizia da combattere. Degli imbecilli, la polizia statale, non solo i carabinieri. Però scusi un attimo, adesso oggettivamente Parenzo non ha tutti i torti. Se uno procede con la macchina, lei usa la macchina, sulla macchina ci sono scritti i suoi documenti, non ci sono scritti i documenti, la macchina non è intestata a uno Stato, lei non la può intestare. È intestata al mio Stato.
No, è Vanoli Giovanni Paolo. No, no, io non sono Vanoli Giovanni Paolo. Sono Jean-Paul Vanoli. Sì, è una cosa diversa. Ma lei è un coglionò. Ma lei è un coglionò enorme. Questo è lei. Mon petit garçon, tu es trop imbécile pour continuer garçon a così avec moi. Tu sei un garçon pipì. Garçon pipì. Però posso garçon dire una cosa? Pipì. Dimmi, dimmi. Oggettivamente, Giuseppe, lascialo perdere. I documenti della portalo su dal direttore. I documenti sono intestati. Interrompi il lavoro di creazione del giornale. Alla persona giuridica. Chiamiamo Tamburini. Vuoi convincere Tamburini che è uno Stato? Che lui è uno Stato. Ma tu tutti siamo stati Stato. C'è uno Stato Tamburini, sovrano. Tamburini non è uno solo Stato, che non lo Tamburini sanno, si identificano nella finzione persona giuridica che non è la persona fisica. Non conoscete neppure l'italiano e nemmeno la giurisprudenza. Un poliziotto mi dice: io mi ci pulisco il culo col suo documento. Un no, no, mai trovato nessuno. Ho capito, ma questa dice: poliziotto, se uno esibisce un documento. E allora che mi faccia la multa e vediamo se la pago. Ma perché lei non ha mai pagato multe in vita sua? No, non pago più le multe. Non paga più le multe. Ma lei è un evasore sostanzialmente. No, quando se ho fatto una trasgressione in disonore pago. Ma questo è troppo paraculo, però se io no, posso dire. No, caro. E come, che vuol dire? Cosa vuol dire? Di velocità, l'eccesso di velocità che cos'è? Per allora pago. No, ma eccesso di velocità per 5 km, per 10 km, giusto? Io lo pago. Ah, lo paga. E cos'è una cosa che non è in disonore? Cioè, per esempio, quando io lascio la macchina per aspetta un attimo, ce l'abbiamo. Ritirare un pacco, entro ed esco in due secondi e quello è lì a farmi la multa, io gli dico non te la pago perché non c'è divieto di fermata. Direttore Tamburini, eccoci qua. Sono Cruciani, come ciao, andiamo? Grande direttore. Come andiamo? Quelli, comandi. Allora, no, c'è un signore siamo che siamo in diretta, caro direttore, siamo in diretta. No, sì, caro direttore. Siamo in diretta, caro direttore. C'è un scusaci. Signore che sostiene di essere uno Stato individuale, un sovrano individuale, cioè ha formato a casa sua un suo Stato. Adesso, la cosa, esatto. La cosa chiamate che... il medico, chiamate no, il medico. No, non si risponde così. Però, Non si risponde così. Se lei risponde in questo modo, vuol dire che non conosce le cose. Ma il direttore del Sole 24 Ore riconosce con questo fa una cosa che si chiama norme e tributi. Sovrana no, però, su questa terra. Jean-Paul è un signore che pubblica una cosa che si chiama norme e tributi. Ma non solo. Appunto, allora deve conoscere la distinzione tra persona fisica e persona giuridica. Cioè, tu sei uno Stato. Tu, io non sono. Attenzione, io non sono uno Stato, ho uno Stato, il che è diverso. Ma anche, scusa, ma la persona Stato? Fisica scusa, è l'essere vivente. Aspetta un attimo, Fabio, cioè tu, sono io. Sì, ho capito, Fabio, tu credi. Scusaci, direttore, scusa veramente. La giuridica mi spiace. È invece un pezzo di carta nel quale sta scritto il ho nome. Capito. Possiamo fare un approfondimento su norme e tributi, direttore, oppure è troppo? Ma lo possiamo firmare lo statista. Mi pare che abbiamo al microfono uno un po' di statista. Gente competente in materia. Ma c'è non gente degli ignoranti. Ma come no, stai dando l'ignorante al direttore del Sole 24 Ore. Questo non sa e non conosce la distinzione fra persona fisica come e persona quella? Giuridica. Lasciamo rispondere. Chiudi, sono due cose diverse, totalmente diverse. Io mi rendo diverse. Conto, aspetta. Mi scusi, la interrompo, mi rendo conto che lei è un grande statista. Tanto di cappello. No, io sono statista del in mio stato. Francese direi chapeau. Ok. Comunque direttore è un grande statista. Tu non parli la differenza tra fiction e persone fisiche. Però scusami direttore. Non la tu mi sembra che non ci sia in previsione un approfondimento in prima pagina sulla questione dello sovranismo individuale, no? Mi sembra. No, dovreste parlare invece della finzione persona giuridica. Pubblicare la fotografia. La persona fisica. Sì, esatto. Si deve potremmo pubblicare per informare la popolazione di questa. Giù un attimo. Potremmo pubblicare che cosa dice direttore? Scusa. La fotografia dello statista. Ah, la fotografia. No, non mi interessa. Propongo anche interessa. Un editoriale di Jean-Marie Delbault, il vice direttore che si occupa di norme e tributi in particolare. Ecco, lo interpelleremo. Grazie direttore. Viene fuori un montaggio fantastico. Benissimo, grazie, così parleremo della finzione giuridica che non buon è la lavoro, persona fisica. Grazie. Fermi tutti. Grazie. Fermi tutti. Il bacio di Singapore, caro Parenzo. Il bacio di Singapore. Vabbè. Comunque, il signor Jean-Paul Vanoli, che è ancora qui con noi per i lunedì vanoliani, che subentrano ai lunedì di Zanasi. Signor Vanoli sostiene di avere sbugiardato, cioè, il direttore. Praticamente ogni lunedì un coglione, questo è il sottotitolo della storia.
della rubrica. Questo lo dici tu. Della rubrichetta. Questo lo dici tu. Questo lo della rubrichetta. Questo, sì, certo. Il coglione è colui che non sa e parla a vanvera come fai tu. No, io non so, infatti. Ma no, tu no, pensi, di avere, non so nulla, pensi sì. di avere sbugiardato il direttore del Sole 24 allora, Ore? Questa è la cosa. Io ti ho mandato in questo istante, caro Giuseppe Cruciani, sì. la distinzione sì. legale. No, ho capito, ma il direttore del Sole 24 Ore non gliene frega un cazzo. No, glielo devi mandare a nome mio affinché si informi. Ma quello è il direttore del Sole 24 Ore. Con questo foglio che tu mandi, sai cosa farà il direttore? Un ignorante in materia. Ma non stai dicendo una cosa gravissima? Che il direttore del Sole 24 Ore è ignorante? E mi risponderà se è capace. Ma come ma sei non capace? Risponderà capace, perché non ha tempo da perdere. Se non è capace di stare zitto come fanno tutti, prende il foglio non, e lo ancora butta capito nel cestino. Che la persona fisica non è la persona giuridica. Ma ho capito, ma adesso noi siamo nati, io sono nato Giuseppe Cruciani, ci ho scritto sul documento Giuseppe Cruciani. No, certo. No, sì, tiro Cruciani fuori la Giuseppe, sì, ok, che vuol dire? Quella è ma la finzione. È la finzione, è scritta anche in maiuscolo, contrariamente all'articolo 6 del codice civile che prescrive che debba essere scritto in alternato e prima nome del cognome. Aggiornatevi, cari pseudo giornalisti. Perché lui dice che l'hanno scritto in maiuscolo il cognome e alternato, cioè non sui documenti ufficiali e non prima il nome e poi il cognome, perché dietro ti vogliono fottere, diciamo, ti vogliono fottere l'identità, giusto? No, per favore, creano dai, un'azienda, un trust, cioè un mini stato che sì, loro amministrano, loro intendono lo stato, l'elite. No, si chiama è stato, lo stato. Poi che ci sia dietro a questi stati l'elite, ok, siamo d'accordo. Quello, siamo d'accordo tutti, per carità. Scusa, Parenzo, hai capito, che si vuole ribombare? No, di nuovo. Io ho capito vuole... che ma sì, ma che se li faccia tutti, io sono contento. È un coglione, dai. Tu non ci credi che si fa il vaccino anti? Ma no, perché sicuramente ha capito che prima del vaccino stava meglio e dopo un po' peggio. Ma no. Ma non credo. Oddio, sta sempre a meno male, che abbia. No, siccome so che ogni tanto tu non stai bene, l'hai detto tu stesso. Sì, è bene. Ecco, vai a vedere il tuo sistema immunitario e fai un esame del sangue in campo scuro e vedrai il tuo sangue che porcheria dentro. Però ma scusami, tu non Vanoli, sei un medico. Vanoli sta dicendo, però, nella puntata scorsa, e qui vorrei approfondire anche con la partecipazione della Clizia De Rossi, che è tornata tra noi dopo questo scontro con il signor Conghe. Allora aspetta, mi scrive un importante esponente non della società civile, si chiama Fabio, sì. Non voglio dire il cognome, si chiama Fabio Boscacci, che dice ancora. Perché Confindustria offre spazio e fa da cassa di risonanza a questi soggetti che sono evidentemente soggetti fragili e con una mente compromessa? Ti prego David, proponi approfondimenti a Barisoni, queste due ore sarebbero perfette per parlare di PNRR e finanze. Vieni qui a parlare di persona. Ma vada a fare in culo questo Boscaglia. Fabio, che non sai nemmeno che non sei. Poi aggiunge la finzione. Cruciani andrebbe arrestato per circonvenzione di incapace. Imparate voi che non sapete e conoscete la distinzione tra persona fisica e finzione. Tu hai detto l'altra volta che gli omosessuali sono contro natura, giusto? La natura non crea omosessuali. Sì, ho capito che vuol dire la natura non crea omosessuali. Perché è un problema, è una malattia, malfunzione delle ghiandole sessuali. Adesso qui c'è la signora Clizia De Rossi, che è un transessuale, nato maschio, ma in realtà è femmino ormai. Appunto, ha avuto un problema dalla nascita, o ha ereditato questa malfunzione, oppure sono stati i vaccini pediatrici che gli hanno impedito. I vaccini pediatrici hanno impedito la formazione delle ghiandole sessuali nel modo adatto in funzione dell'organo sessuale. Le medicine. La medicina ha creato questa situazione. Allora, innanzitutto questa voce è disturbante, sembra il fratello di Anna da Roma. Poi devo dire che è un soggetto che fa rimpiangere la legge Basaglia, perché questo andrebbe internato immediatamente in camicia di forza, un povero mentecatto, poverino. Io non so. Mentecatto colui che non sa che è malato. Hai avuto una meningite da piccolo, forse, perché mi sembri un po' cerebroleso, devo dire. Forse non hai studiato, ma i gay esistono dai tempi dei tempi. Ma certamente, e difatti erano una persona anormali, chiamate al di fuori della normalità. Ma te sei anormale, tu ti rendi conto di essere un povero ritardato oppure no? Assolutamente no, anzi se vuoi fai una cosa, vai a fare gli esami clinici per capire come sono messi i tuoi ormoni.
Vabbè, che quella ha fatto le cure ormonali per, le cure ormonali per diventare femmina. Colui che non ha gli ormoni adatti per il proprio sesso, cioè per l'organo sessuale, è un malato, perché le ghiandole non secernano sufficientemente ormoni per far sì che questa personalità si formi nelle modalità che la natura ha dato alla nascita. O figa o cazzo. Come un figo o cazzo? Cioè, o figo o cazzo, o l'uno o l'altro, altrimenti sei malato. Hai dei problemi, certo, dei problemi. Quando uno ha un tiroide che non funziona, o è ipotiroideo o è iperitiroideo. Ma lei per cui magari avesse la tiroide, lei ha tutto è che non funziona. È una ghiandola come magari gli organi sessuali, ignoranti. Allora, questo si deve far ricoverare quest'uomo, perché studia un po' di biologia, studia biologia, fisiologia umana. Caso, la domanda è che titolo di studio hai? Io sono autosufficiente nello studio, da giornalista investigativo quale sono stato per 45 anni. Ogni volta che ho un tema vado fino in fondo, e addirittura ho studiato semantica del linguaggio per poter spiegare le definizioni le parole. Allora, però, scusami, non quando lui dice, scusami, cioè, quando lui dice che da giornalista, già giornalista investigativo, dovresti, guarda, io giornalista investigativo mi gratto dappertutto, quando lui dice vado fino in fondo, lui va fino in fondo al water, però è lì l'unico posto dove va. Quando lui dice vado delle mie inchieste fino in fondo, nel water. Senti, vai, segui la tua Torah, caro ebreo malfatto anche tu. Ma cosa c'entra? Perché sta scritto nella tua Torah che puoi bere tranquillamente la tua urina. Non c'è scritto c'è scritto anche nel tuo Talmud. Allora, disastro, fermo un attimo. Allora, tu hai ignorante, non conosci neanche la tua religione. L'hai già detto mille volte. Tu sei anche favorevole alla pena di morte, tra l'altro. Perché sei favorevole alla pena di morte? Perché la vita è eterna. Contrariamente a quello che ti raccontano gli psicologi. Ma tu sei favorevole alla pena capitale? Per chi? Arrivo per logica e deduzione conseguenziale al ragionamento che faccio in antitesi. La vita è eterna. Cioè noi non moriamo mai. Non moriamo mai. Ma che cazzo dici? È pieno di gente che piange quando uno muore. È peggio per loro. Ma che cazzo dici? Io invito che coglioni, non voglio morire per niente. Cioè perché? Beh, io ho fatto una promessa con mia moglie, che è morta 10 anni fa. Cinque anni prima di morire non sapevamo che lei si sarebbe ammalato e in 3 mesi l'avrebbero fatta fuori con la chemioterapia. Ma nessuno l'ha fatta fuori, è morta. Vabbè, allora vai avanti. Allora? Ha voluto fare la sua scelta, io non ho proibito la scelta altrui. A questo punto io avevo promesso e ci eravamo riproposti una promessa reciproca, che il primo che se ne fosse andato avrebbe avvisato colui che rimaneva sul pianeta Terra che lui stava bene in un altro luogo e in buona salute. E t'ha avvisato lei? Certamente. E come t'ha avvisato? Che sei Red Ronnie? Che sei? Che no, parli con i morti? No, io no. No, assolutamente. E come t'ha avvisato? 8 mesi ha parlato con una donna che era tua moglie morta? Sì. È entrata dentro col suo corpo bioelettronico, perché voi siete talmente ignoranti, cioè tuo non sapete neppure che noi tutti i viventi abbiamo un corpo bioelettronico che si può indagare e vedere, oltre che testare con strumenti particolari. Tua moglie è entrata in un corpo bioelettronico di chi? Di un'amica di mia figlia, che manco sapeva di questa cosa. E dunque ha parlato con chi? Con lei, in presenza di mia figlia, e mia figlia mi ha telefonato e mi ha detto: guarda che la mamma ti ha mandato questo messaggio. E che messaggio? Che sta bene, che mi aspetta e che presto la raggiungerò. Questo è quello che in succo ha detto. E dunque perché c'entra la pena di morte con questo? Siccome non moriamo, noi dobbiamo andare nei luoghi adatti a seconda dei nostri comportamenti. Ah, tu dici chi ammazza qualcuno pena di morte. Esatto, se ne va dalla Terra, va dall'altra parte, nella dimensione adatta agli assassini, perché la pena di morte deve essere eseguita solo per l'assassinio, non per l'uccisione, perché tanto per l'assassino dire... L'assassino crudele, dici? Certo. La Bibbia, di cui parla spesso anche il religioso suo Davide, dice non assassinare, non dice non uccidere. Attenzione, c'è una differenza enorme tra uccidere e assassinare. Assassinare può essere premeditato,
oppure comunque un certo tipo di assassini, pena di morte. Esatto. Pena di morte, però non si muore mai, non si muore mai. Questa cosa del corpo biometrico dove è entrata tua moglie, questo è bioelettronico, si chiama corpo bioelettronico, è fatto di, è composto da plasma. Fermi tutti, grazie Jean-Paul, grazie. Quarto stato della materia. Grazie della tua presenza preziosa. Grazie della tua presenza preziosa e dei tuoi preziosi contributi. Italiani! Italiani!